Quanto è avvenuto oggi qui in Aula in Senato ha veramente del surreale. Siamo partiti questa mattina con una richiesta da parte del Partito Democratico per rinviare, o meglio sarebbe dire insabbiare, questo dibattito. E che ci fosse un obiettivo di insabbiamento era evidente. Era evidente fino da quello che si leggeva sui giornali, già, perché il dibattito, se nell'Aula in Senato ha tardato ad arrivare fino ad oggi, da ben 100 giorni, sui giornali e nell'opinione pubblica il dibattito è estremamente vivo, estremamente vivace e con toni che definirei preoccupanti. Definire preoccupanti è un eufemismo. Vede, Presidente, quando questa mattina mi sono trovato a leggere un quotidiano e mi sono letto quanto è accaduto, come avranno fatto tutti gli altri concittadini che hanno letto questa mattina dalle colonne di Repubblica, degli stralci, o meglio, quello che è accaduto nell'interrogatorio del Presidente Ferrara, del Presidente di Consip, la domanda che mi sono posta è: ma questo è un paese fondato sulla serietà o è un paese che si fonda sugli affari e sui faccendieri? Perché nel momento in cui si legge di questa deposizione ritrattata, nel momento in cui si legge di una situazione per la quale c'è il comandante generale dell'arma dei carabinieri che viene chiamato in causa per questioni che in altri tempi avrebbero prodotto la corte marziale, quando c'è una condizione per la quale viene chiamato in causa un ministro del governo, quando c'è una condizione per cui ci sono elementi da faccendieri che vengono costantemente nascosti da parte delle componenti del governo, beh, c'è da porsi la domanda: ma che paese sta diventando? A che paese avete fatto diventare questo? Vero, Presidente, quando si legge, e leggo direttamente dall'articolo di giornale, è insomma cronaca di una deposizione suicida quella di Ferrara, in cui il presidente dimissionario di Consip si mette nella condizione di chi o ha mentito prima ai PM di Napoli o sta mentendo dopo ai PM di Roma. E che per giunta, nei toni sconclusionati, che ad un certo punto avrebbe assunto, al punto da rendere impossibile persino verbalizzazione sintetica delle sue dichiarazioni, e consigliare l'immediata interruzione dell'atto con la constatazione delle false o reticenti informazioni al pubblico ministero, suggerisce l'idea di un uomo prigioniero di pressioni insostenibili o comunque incomponibili. Questa è la descrizione che viene fatta. Di fronte a questa descrizione allarmante, questa mattina ci siamo trovati la richiesta, il tentativo da parte del Partito Democratico di rinviare ulteriormente questo dibattito. E se siamo giunti al dibattito, non ci arriviamo per volontà di Dio di fare chiarezza, ma perché c'è un'opposizione come la nostra che non vuole fare sconti alle nefandezze che questo governo ormai da troppo tempo sta facendo. Perché voi oggi avete individuato un capro espiatorio. E il paradosso è che abbiamo l'amministratore delegato di Consip che va a riferire dai magistrati e viene oggi messo sul banco degli imputati da parte del governo e da parte del PD con la mozione con cui voi andate sostanzialmente a individuare in lui il responsabile della situazione, lasciando totalmente intonse e non citando le responsabilità del viceministro, allora sottosegretario, Lotti. Voi oggi potete fare tranquillamente buon viso a cattivo gioco facendo finta di niente, ma dovete essere consapevoli che il Paese non ne può più di questo vostro modo di fare da amici del quartierino, anzi meglio, amici della loggia del quartierino. Perché questa è la situazione con cui vi state caratterizzando al governo. State facendo gli amici della loggia che fanno gli affari al governo. E questa è una cosa che non vi potete permettere, non se lo può permettere soprattutto il Paese. Il paradosso poi è che ci troviamo con una parte della maggioranza, MDP, che si trova contrapposta all'altra parte della maggioranza con una mozione. Noi lo chiediamo chiaramente nella nostra mozione, siamo contrari a qualsiasi pressione fatta nei confronti dell'unica persona, Marroni, che in questo momento è nato in magistratura a dire la verità, a deporre. E allora diciamo a voi, come potete conciliare l'incoerenza di rimanere in un governo che respinge la mozione con la quale vorreste fare chiarezza
e invece accetterete che il governo vi voti contro, la maggioranza vi voti contro, ma sarete subito ben disposti a votare la prossima futura maggioranza a questo esecutivo. Lo fate per mantenere ovviamente in vita una legislatura che non ha più senso di essere nell'interesse dei cittadini, ma che oggettivamente continua ad avere senso di esistere nell'interesse losco di chi sta al governo, di Lotti e della sua combriccola di affiliati. Mi viene poi da dire con che coerenza l'altra parte della maggioranza, e penso al partito di Alfano, che forse più di MDP ha trovato un particolare equilibrio di coerenza, con la quale come farete a confrontarvi con questa votazione? Sosterrete e respingerete le mozioni che chiedono di fare chiarezza come la nostra rispetto a un governo che, quando è stato il momento, ha piegato il vostro partito, ha messo subito in fallo Lupi, ha fatto cacciare Vicari, con Alfano che subito si è piegato nei confronti di Renzi, e oggi, nel momento in cui avete un ministro del governo che è accusato delle peggiori nefandezze sul banco degli imputati, gli tenete invece bordone per salvarlo, solo per mantenere a voi stessi una durata di legislatura che ormai i cittadini non vi consentirebbero più di avere andando al voto. Noi non voteremo niente che vada a fare pressioni nei confronti di chi è andato a rendere testimonianza davanti alla giustizia. Siate voi a prendervi questa responsabilità, perché ormai il fetore di quello che state facendo non lo si sente solamente in quest'aula, ma lo si legge tutti i giorni nei giornali, e questi sono i giornali della mattina, quelli pubblicati sul web, che hanno riportato ancora una volta il tentativo da parte del PD, da parte del presidente Renzi, tramite gli interventi che ha fatto fare al capogruppo Zanda, di insabbiare la questione, andando a dire semplicemente rinviamola nel tempo. Come ho avuto modo di dire già questa mattina, presidente Zanda, il tempo è un grande attore. Prego. Il tempo è un grande attore e trova sempre un'ottima soluzione nel finale. L'unico finale che possiamo augurare a questo governo è quello di una legislatura che si chiuda immediatamente, con un voto contrario, e che metta finalmente questo governo davanti alle proprie responsabilità.